cui lei arriva, cioè dalla Russia, c'è qualcosa che evidentemente insomma incuriosisce almeno. Allora, dico subito che noi non abbiamo tanta informazione a proposito della Sardegna, la cultura della Sardegna, storia. Purtroppo tutta l'informazione che si può trovare in internet, in Google, è solo per turismo, perché la Sardegna è bellissima, per fare la vacanza in Sardegna sogna, ognuno sogna di fare la vacanza in Sardegna. Ma ho scoperto, vivendo qui, che non è assolutamente la bella natura per fare la vacanza, è una cosa più profonda, più profonda, più importante, perché i sardi hanno sue storie, hanno sua cultura, sue canzoni, modo da ballare, racconti, tradizioni che io trovo bellissimi. Io vorrei aiutare a ogni persona che porterà più informazioni al mondo, per far tutti scoprire che la Sardegna è un bellissimo paradiso, non solo grazie alla natura, ma grazie anche... Questa è una pubblicità straordinaria, cioè, perché cioè, sì. Lisi ti ringrazierebbe sentitamente per quello che stai raccontando. Cioè, ma lo sa, le cose sono fatte. Uno si deve rovinare, si rovina sul serio. Esatto. Finché ti metti con un giocattolo. Ne deve valere la pena. Esatto. Dicevo, non ci riesco, non è possibile. Invece poi va tutto bellissimo. Lei è bravissima. Quando facciamo le canzoni sembra che lei riesce a intuire come pronunciare la parola, come dicono i russi, lei riesce a intuire intonazione, questa cosa che è soprattutto difficile quando impari nuova lingua, perché una cosa è imparare l'alfabeto, parole, grammatica, un'altra cosa parlare giusto foneticamente e con intonazione giusta, perché nella lingua russa emozioni noi esprimiamo grazie alla nostra intonazione, perché ci sono diverse lingue, diverse regole, invece per la lingua russa è molto...